Allora, siamo con Baldinini, una festa incontenibile. La prima domanda è questa: vi aspettavate a inizio campionato di poterlo vincere? Questo girone è veramente così difficile? Non ce l'aspettavamo, siamo partiti con ben altri obiettivi, però strada facendo ci siamo resi conto che potevamo farcela. E 2 mesi fa ci siamo trovati davanti e ci siamo detti che non potevamo mollare. Dai, raga! Non potevamo mollare, non abbiamo mollato, ce l'abbiamo fatta. Senti, qual è stato l'episodio che vi ha fatto capire che potevate vincere questo campionato? Ad esempio il 4-0 sul Rimini? Ma sì, durante l'anno abbiamo fatto delle prestazioni eccezionali. Chi non salta Riminese? Chi non salta Riminese? Chi non salta Riminese? Abbiamo fatto delle prestazioni eccezionali, il 4-0 sul Teramo, il 4-0 sul Rimini, e penso che ce lo siamo meritati contro tutto e tutti. Contando delle fave, abbiamo fatto un miracolo sportivo, cioè, volevo fargli far gol, mi fanno le orecchie, io non le sto facendo di mia intenzione, quindi... Una domanda. Sì. Quale ruolo potrete recitare quest'anno, il prossimo anno in C2? Ma io penso un ruolo importante, perché la società è una società seria, però adesso godiamoci questo momento, poi quello che sarà il prossimo anno vedremo. Dopo la partita di Teramo, nel ritorno eravamo a 7 punti dal Teramo, abbiamo pareggiato, i ragazzi sono andati in società a chiedere un premio per vincere, quindi loro ci credevano, quando ci credono i giocatori è molto più facile ottenere il risultato. E a inizio di questa stagione sembrava più dura, è stato comunque difficile, complicato. Adesso la giornata di oggi ovviamente è una giornata particolare, nel senso che con il risultato che si va delineando con questi primi 3 gol nel primo tempo mi pare che le cose si sistemino. A questo punto ci sarà il passaggio di categoria. Fra l'altro eravamo prima in tribuna col presidente Brolli, si cominciava già a ragionare di quando e come festeggiare questa vittoria, che comunque è un passaggio storico per il calcio sant'arcangiolese e anche per la città di Sant'Arcangelo. Sapevamo, eravamo consapevoli di avere un'ottima squadra, un buonissimo allenatore, e poi dopo le prime domeniche di assestamento abbiamo capito che potevamo stare sicuramente con le squadre di testa. Chiaro che questo è un risultato inaspettato e direi fantastico per la città di Sant'Arcangelo, per gli sportivi e soprattutto per questi giocatori e tecnici meravigliosi. Alzati il microfono!